Diamo benvenuto a Federico Tirani, Head of Distribution per BNP Paribas Asset Management, al quale vogliamo chiedere innanzitutto una valutazione su come sta andando questo 2019. Poi, dato che siamo a Salone, c'è il tema della sostenibilità che è in primo piano. Volevo capire da lei come interpretate questa tematica. Sì, bene, buongiorno a tutti. Il 2019 per noi è partito molto bene, è partito col tema della sostenibilità, tra l'altro, visto che BNP Paribas Asset Management è un pioniere nell'ambiente, essendo partiti nel 2002 con il primo fondo di investimento marchiato SRI. Siamo partiti bene, in particolar modo sulle tematiche di lungo termine, quindi vendendo azionari tematici, principalmente SRI, ma anche temi di innovazione tecnologica, spesso volta proprio a migliorare la sostenibilità in termini ambientali, sociali e di governance a livello delle imprese in cui noi andiamo a investire. Queste tematiche sono state sviluppate a seguito di un trimestre molto pesante di fine 2018 in cui i mercati hanno stornato e hanno perso. Nel 2019 abbiamo continuato in maniera abbastanza convinta a insistere, a investire su queste tematiche azionarie. I mercati ci hanno dato ragione, stanno andando bene. L'approccio con cui l'abbiamo fatto è quello dei piani d'accumulo, principalmente, quindi consigliando un investimento progressivo e graduale per costruire le posizioni in portafoglio, e direi che questo Salone del Risparmio del 2019 è un po' proprio la testimonianza, è la sintesi di ciò che stiamo facendo. In questi due giorni abbiamo avuto veramente tantissimi contatti allo stand, abbiamo implementato una ESG social radio, quindi una radio in cui tanti colleghi, consulenti finanziari, capi marketing e distribuzione di reti hanno voluto testimoniare il loro impegno nel sociale attraverso questo nostro tool, questo nuovo strumento al posto del solito giochino, e anche una grande rilevanza data dalle conferenze in cui abbiamo parlato di transizione energetica nel primo giorno con una platea di circa 500 partecipanti, e stamattina invece siamo andati un po' più nel tecnico con l'asset allocation e quindi portafogli consigliati anche in un'ottica di breve e medio termine.